Ciao a tutti i lettori di Lega Nerd, siamo a Londra, questo dietro di me è il Marble Arch e siamo qui per la presentazione in anteprima mondiale di Trainspotting 2. Ieri sera c'è stato il Red Carpet a Edimburgo, nella città dove è stato girato Trainspotting, e gli attori poi sono venuti qui a Londra per fare le interviste. Allora, sono passati 20 anni dal primo Trainspotting, Danny Boyle, che io incontro un anno fa per Steve Jobs, mi aveva detto guarda, ha per le mani una sceneggiatura fantastica, fighissima, quindi il secondo Trainspotting è una realtà, si può fare. È tratto liberamente da Porno, che è il secondo capitolo di Trainspotting, scritto sempre da Irving Welsh, ma Danny Boyle ha detto che si è ispirato soltanto leggermente a Porno, infatti gli anni sono passati, sono 20, non sono 10, l'attività del porno diciamo non è centrale all'interno della vicenda, Sick Boy ha a che fare con una donna che si chiama Veronica, di cui non diciamo altro perché è molto importante fine della trama, insomma la cosa importante è che tutto il cast originale è tornato a Edimburgo 20 anni dopo per Trainspotting. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo gli attori hanno litigato, soprattutto io e McGregor e Danny Boyle hanno litigato a morte perché il regista preferì Leonardo DiCaprio all'attore scozzese per girare The Beach, da allora non si erano più parlati. Il ritardo del film, loro dicono di no, ma sicuramente è dovuto a questo, però nel frattempo si sono riconciliati e il film adesso in realtà. Abbiamo Mark Renton, cioè Ewan McGregor, che è stato 20 anni ad Amsterdam dopo aver truffato tutti i suoi amici. Spud si è speso tutti i soldi che Mark gli aveva dato in droga ed eroina, ovviamente. Bagby è andato in galera e Sick Boy invece vive di espedienti, appunto ricatta le persone girando dei film hard, insomma è il solito Sick Boy di quartiere. Mark Renton torna dopo 20 anni e le varie reazioni sono... E ve le lascio perché non svegliamo niente, ma sono tutte molto 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 divertenti. Allora, l'effetto nostalgia è il cuore del film, ci sono varie citazioni al primo film, tra cui una scena al bagno divertentissima tra Renton e Bagby, c'è il discorso Choose Life aggiornato, la cosa inquietante è che l'addiction, la dipendenza dei protagonisti è cambiata, c'è sempre ma è cambiata, e invece del lago di eroina in vena ci sono adesso Facebook, Twitter, Snapchat e non so qual è l'addiction peggiore. Gli attori sono caduti in formissima, 20 anni si sono passati, sui loro volti si vede e fa bene la storia questo perché rende il tutto più credibile, però diciamo è cambiato soprattutto Danny Boyle perché è più ruffiano, è più paraculo se mi passate il termine, ha vinto un Oscar e fa tutti questi movimenti di macchina frenetici, ci mette le canzoni giuste, ci mette il momento nostalgia giusto, ci mette un sacco di luce al neon che non c'era nel primo Trainspotting, che era molto più crudo, grezzo, meno patinato. Questo è un effetto nostalgia un po' patinato, però insomma rivedere Mark Renton e i suoi amici Sick Boy, Spud, Bagby è emozionante ovviamente per chi ha vissuto quel film all'epoca e per chi lo ha amato. Sono un po' perplessa sul fatto che chi non ha visto il primo film e non sa dell'impatto del primo film forse potrebbe non seguire bene questo Trainspotting 2, perché infatti in più di un momento si cerca di far capire sì ma cos'era Trainspotting, cosa voleva dire Choose Life, quindi le nuove generazioni non si sapranno lo stesso piacere, la stessa scoperta, la stessa, anche la stessa nostalgia insomma a rivedere questi personaggi. Comunque Carlisle è meraviglioso, strepitoso, è Spud, anche Ewan Brenner è fantastico, e sorprendentemente diciamo loro due sono i personaggi che riescono meglio in questo film perché sono lo yin e lo yang di Trainspotting. Spud alla fine dà un senso a tutto e Bagby invece è il male assoluto, il passato ostinato, incapace di cambiare e che si ripresenta e che ritorna come un ossesso. Qui a Londra abbiamo incontrato tutti quanti, io e McGregor fomentatissimo, Danny Boyle anche, le cose migliori come al solito succedono sempre fuori dalle riprese, però comunque insomma bella intervista. C'era anche un'idea molto carina, la cabina per farsi delle foto nel stile poster del primo film, vi lascio qualche immagine così per vedere che cosa ho combinato io. Quindi insomma Trainspotting 2
un po' paraculo, c'è tanta nostalgia, gli attori sono fantastici, però insomma vale la pena di vedere cosa è successo dopo 20 anni a questi ragazzacci di Edimburgo che continuano a far battere il cuore a chi ancora, insomma, quando ascolta la colonna sonora, Lou Reed, insomma, si emoziona. Ah, altra cosa carina, la stanzetta di Mark Renton è rimasta la stessa, però la musica è cambiata. È cambiato Trainspotting, si è cambiato, siamo cambiati noi, è cambiato loro, è cambiato tutto. Comunque, a febbraio al cinema in Italia, mentre qui a Londra uscirà il 27 gennaio. E l'appuntamento invece poi è anche a Berlino, dove il film sarà presentato fuori concorso.